Oggi prepariamo fagottini con spinaci, ricotta e speck. Gli ingredienti sono spinaci in foglie, della pasta sfoglia surgelata, uno spicchio d'aglio, due uova, mezza forma di ricotta, dello speck tagliato a dadini, un po' di pepe bianco macinato e del formaggio grana grattugiato. Cominciamo con preparare gli spinaci. In una padella mettete un fondo d'olio. Fate soffriggere l'aglio. Quando l'aglio è inghiondito, aggiungete gli spinaci. Salate in superficie, coprite e cuocete per una decina di minuti. Quando gli spinaci sono quasi cotti, togliete il coperchio e lasciate asciugare. In una terrina mettete un'ora intera. Fate con un fustino oppure con una forchetta. Aggiungete il parmigiano grattugiato. Un po' di pepe bianco. Macinato. Poi la ricotta. Poi lo speck. Mescolate ancora. Aggiungete poi gli spinaci raffreddati. La farcia deve avere più o meno questa consistenza. Disponete la pasta sfoglia su un ripiano. Ricavate dalla pasta sfoglia dei quadratoni. Così. In una teglia mettete della carta forno. Disponete su ogni quadratone un cucchiaio di farcia. Chiudere i fagottini in questo modo: prima un lembo, poi l'altro, l'altro ancora e il quarto. Alla fine in alto una sorta di strozzatura, quasi un nodo. In una ciotolina mettere una rossa d'uovo, un pizzico di sale, sbattetela, con un pennellino mettete la rossa dell'uovo spennellata su ogni fagottino. Grattugiate un po' di noce moscata, un po' per ogni fagottino. Su ogni fagottino mettete poi dell'olio d'oliva extravergine. Qualcuno preferisce aggiungere il burro. Infornate. Sopra e sotto e cuocete per una ventina di minuti a 175 gradi. I fagottini sono quasi pronti.
Ecco i nostri fagottini appena sfornati. Che profumo! Impiattate 2 fagottini per ogni commensale e buon appetito!